Domani, infatti, si giocheranno gli ultimi 90 minuti della stagione regolare. In campo scenderà il Pescara che affronterà in casa l'Imolese con fischio d'inizio alle 17:30 all'Adriatico Cornacchia. Ma intanto questa mattina c'è stata una conferenza stampa dell'allenatore biancazzurro Zauri. Che cosa ha detto? Ce lo dice Enrico Giancarli, che è collegato in diretta con noi e che ha seguito la conferenza. Enrico, buongiorno. Allora, quali sono le ultimissime novità in casa biancazzurra? Intanto un saluto a te Anna, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8 dall'esterno dello stadio Adriatico, dove domani si giocherà alle 17:30 l'ultimo atto della stagione regolare contro l'Imolese, collaborazione tecnica di Diego Martelli che saluto e che ringrazio. Zauri ha fatto capire di avere qualche dubbio di formazione, soprattutto a centrocampo e in difesa, perché Frascatore è out per la frattura alla mano. Ha detto che c'è ballottaggio per sostituire Frascatore, il ballottaggio è Transita, favorito, e potrebbe esserci ballottaggio anche sulla corsia di destra, perché Giannis insidia Cancellotti, mentre saranno da valutare fino alla fine le condizioni di Pontisso, che è un problema all'alluce, sta meglio ma non si è allenato ad inizio settimana, sta molto meglio invece Zappella, che è a disposizione. Ci sarà un consulto, un briefing nel pomeriggio dopo la rifinitura anche con lo staff medico, e poi si prenderà una decisione definitiva, mentre non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda il tridente offensivo con Clemenza, Ferrari e Durzi. I passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Luciano Zauri ve li proponiamo con le immagini di Diego Martelli. Buon pomeriggio mister. Allora, intanto la mia prima considerazione è un punto della situazione su infortunati, acciaccati, in particolare Pontisso, Zappella, Frascatore sappiamo che è fuori, e se la formazione l'è già decisa o se hai qualche dubbio e se sì dove. Grazie. Allora, infortunati abbiamo Frascatore, che è quello che conoscete ovviamente, e gli altri stanno bene, gli altri stanno tutti bene, tutti convocabili, e quindi stiamo bene. Zappella si è allenato con noi gli ultimi giorni, e ha dato piena disponibilità, per cui è recuperato e sicuramente sarà convocato. E per quanto riguarda gli altri ballottaggi, vi chiedo, siccome la formazione ragazzi non l'ho detta, quindi non ve la posso dire, ma il ballottaggio ovviamente è per sostituire appunto Paolo che si è fatto male, quindi so chi giocherà ovviamente, ma questo lo dico ai ragazzi dopo. Buonasera mister, senti che ultimamente questo tipo di partita è un po' particolare, perché voi siete già dentro i playoff, proiettati mentalmente sui playoff, però ci potrebbe anche esserci l'opportunità del terzo posto. Come l'hai preparata in questo senso? Allora, da questo punto di vista ti dico che il fatto che io sia arrivato da poco fa sì che io non ho niente alle spalle, no? Quindi per me questa partita vale 3 punti, per cui l'ho preparata esattamente come le altre, non pensando a quello che ci sarà dopodomani, ma a quello che c'è domani, e quindi nel migliore dei modi. I ragazzi sono andati bene così come dal primo giorno, per cui sono assolutamente fiducioso. Mister, buongiorno. Buongiorno. 10 giorni dall'ultima partita, il lavoro è stato anche impostato in ottica al playoff, nella gestione del gruppo, nel pensare a una stagione che si allunga, o tutto focalizzato magari con l'Imolese, che è comunque una partita da vincere, ma sta già pensando ai playoff? Beh, no, dicevo prima appunto che i 3 punti di domani sono molto importanti per non avere rimpianti, no? Quindi dobbiamo fare il massimo, e così come abbiamo fatto nelle precedenti partite, quindi vincere la partita domani e poi andare a vedere cosa è successo negli altri campi, anche perché la vittoria di domani, la partita di domani serve comunque a prepararsi appunto ai playoff, quindi è una partita da vincere assolutamente, siamo pronti. Buongiorno. Breve sintesi, si può dire che intanto ha reso questo Pescara più concreto con i risultati, e questa concretezza è affiancata da un crescente miglioramento per quello che lei può vedere, ha potuto vedere in questo periodo, che è la fiducia magari in vista della volata finale. Ma allora il cambio del mister è stato comunque sia, come spesso succede, qualcosina da, anche in termini emotivo a livello di gruppo. I ragazzi stanno andando bene e mi piace come si allenano, quello che recepiscono quando le cose gli vengono dette.
insomma, io ho portato quello che è il mio modo di essere, il modo di lavorare, quindi alla base della mia carriera, prima e dopo, c'è sempre stato appunto la serenità e la voglia di imparare, la voglia di migliorarsi. I ragazzi vedo che si applicano e fanno quello che gli dico, per cui sono assolutamente contento. Insomma, queste le ultime dalla conferenza stampa che è terminata da poco, appunto, dell'allenatore biancazzurro Zauri. Enrico, sei ancora in diretta con noi? Dobbiamo aggiungere qualcos'altro? Sì, le parole di Zauri belle, con tanta speranza alla fine della conferenza. Su mia domanda, qual è il sogno? Lui ha detto: io sogno il massimo, i playoff. E quindi il tecnico Zauri sogna di riportare il Pescara in Serie B. Con queste parole cariche di speranza, Anna, io ti restituisco la linea, ricordando l'appuntamento domani 17:30 qui Stadio Adriatico, Cornacchia contro Limolese. Vincere significherebbe blindare il quarto posto, ovvero saltare il primo turno playoff il 1 maggio. In caso di successo del Pescara e di contemporanea sconfitta del Cesena sul campo del Siena, il Pescara arriverebbe terzo e entrerebbe in corsa nei playoff l'8 maggio, direttamente nella fase nazionale. È tutto, ti restituisco la linea a te, Anna.